Reality è un film a cui sono molto legato e che è stato purtroppo diciamo vittima di parecchi fraintendimenti e pregiudizi, soprattutto per l'argomento che si pensava che trattasse, cioè quello dei reality e in particolar modo del Grande Fratello. Poi in realtà il Grande Fratello non è assolutamente importante nel film, ma è semplicemente un fondale, diciamo una sorta di MacGuffin, come diceva Hitchcock, e quindi così un paradiso artificiale lontano, e quindi il film affronta altri argomenti, altri temi legati così al sogno, all'aspetto illusorio del sogno, all'essere e l'apparire. La storia nasce da un fatto realmente accaduto, quindi la partenza viene così da una storia successa a una persona molto vicina a me, e poi questa storia l'abbiamo così sviluppata portandola su una dimensione così più fantastica, più onirica, più visionaria. Infatti è un film che sin dall'inizio, sin dall'apertura, cerca di trovare un equilibrio tra realtà e dimensione fantastica e sogno. Reality nasce da quest'idea di raccontare una fiaba moderna, quindi un racconto popolare, quindi l'idea favolistica è dichiarata sin dalla prima sequenza, dalla carrozza che arriva al matrimonio. Una delle cose più difficili nella realizzazione di questo film così complesso era il trovare il giusto equilibrio tra realismo e dimensione fantastica e fiaba. Quindi anche i luoghi che sceglievamo dovevano essere credibili rispetto al personaggio che raccontavamo, però al tempo stesso portarti anche in un'altra dimensione. Faccio un esempio: la casa dove loro vivono, dove tornano, è una villa settecentesca, quindi un luogo straordinario, meraviglioso, decadente, che però al tempo stesso oggi è in stato di abbandono, quindi è credibile come luogo perché ci vivono persone comunque del popolo, però al tempo stesso è un luogo che ti rimanda a una dimensione anche fiabesca. È un film che lavora sui contrasti visivi, di facce, e che cerca di fare un viaggio attraverso un paese comunque in cambiamento e cerca di raccontare tante realtà. Per me tra il cinema del reale e il cinema di finzione non c'è nessuna diversità, nel senso che la cosa per me più importante quando decido di raccontare una storia è quella di cercare di capire attraverso i luoghi e attraverso la realtà che interrogo come fare per interpretarla, e quindi non cadere nella trappola dell'imitazione del reale. Quindi poi, una volta che trovo l'idea per riuscire a interpretarla, quella realtà che voglio raccontare, quei personaggi che voglio raccontare, a quel punto diventa tutto semplice. Nei miei primi film avveniva in maniera più inconsapevole, poi mano a mano che sono andato avanti ho preso più consapevolezza, e quindi ogni volta la cosa più difficile è riuscire a trasfigurare la realtà portandola in un'altra dimensione, che è appunto quella dell'arte. Quindi non è per me importante la realtà, ma alla fine è importante la verità.